Bene ragazzi, questo qua alle mie spalle è il palazzo Malacrida e di qua si va a prendere la via Priula. Oggi le condizioni meteo sono sfavorevoli, non si riesco a far sui granini senza una mano. Comunque, condizioni meteo sfavorevolissime, umidità al 100%, la vedo molto male. In compagnia di Ledo, perché solo lui mi dice di andare in bici dopo che ha piovuto per 5 giorni. E nulla, adesso un po' di salita. Comunque dietro di noi c'è il tempietto e qua si sale in direzione Arzo. Aggiornamento della situazione, siamo ancora in salita, si soffre parecchio il caldo oggi, c'è più che il caldo l'umidità, è assurdo, non c'è il sole, è tutto nuvoloso, ma fa un caldo terribile e oggi non sono per niente in forma, meno male un po' di pianura. Adesso vabbè, vi taglio ancora un po' la salita, che tanto so che a voi piace la discesa, vi piacerà anche a me. E ragazzi, qua adesso ci facciamo i fumenti. Oggi non vado proprio niente, guardate, vedo quanto mi ha staccato. Sarà l'umidità, sarà qualcosa, ma oggi proprio a zero energie. Bene ragazzi, siamo arrivati in pianura padana. A parte gli scherzi, qua adesso siamo ad Arzo e poi andiamo su al Pitalone. E questa è la situazione, visibilità incerta. Però io ho qua gli occhiali con la lente gialla che fanno miracoli, ti illuminano tu. Bene ragazzi, questa qua è forse una delle prime località in cui ho un video di me mentre vado in bicicletta, adesso ve lo metto. Geronimo! Ringrazio Dani Coraz, che mi ha, o il Teo Coraz, non mi ricordo, che mi ha fatto da cameraman 10 anni fa, mi sa. Allora, dietro di noi c'è la chiesa di Arzo, quella strada che va dentro nella nebbia, dietro lì, va su verso Albaredo, e di qua invece si va su al Pitalone. È una strada in parte asfaltata, in parte sterrata, e va su a tornanti. Io mi sono tolto la termica perché era quella che mi faceva da freno. Giuro, non riuscivo neanche a respirare quasi. Adesso ci aspetta una salita con vista strepitosa. Comunque è veramente affascinante il bosco, con tutta la nebbia. Crea quel non so che di particolare. Bella la nebbia. Bene ragazzi, qua dovrebbe vedersi la Valtellina. Vedete com'è bella? Adesso me la metto bene, così la potete vedere anche voi. Bene ragazzi, basta seguire il tizio con la bicicletta su sfondo rosso. Noi siamo arrivati da lì, dritti di là, non so dove si va. E si va qua, dove c'è il cancello aperto, direzione sempre Pitalone. Di là dov'è che si andava? Si arriva sopra Talamona. Ah ok, e qua si torna a salire, su cementata, quindi le pendenze saranno nel 200%. Per farvi vedere un esempio di panorama che poteva esserci. Là c'è il gruppo del Disgrazia e quelle che si intravedono lì davanti è la questiera di Cech. E adesso noi dobbiamo salire su di qua, ancora, salire. Sul cartello era 995. 994. Ah, non so perché a me segna sempre qualcosina in meno di altimetria. E questo ragazzi è il Pitalone. Non ho portato il drone perché la giornata era un po' nuvolosa, ma soprattutto perché poi devo affrontare la discesa sul bagnato e ho paura di cadere. E qua c'è tutto il posto per fare le grigliate, lì c'è tutto il bel praticello. E mi ricordo che qua si veniva col Grest a fare le migliori partite di Ibo. Aspetta, c'era il gioco dei numeri che era fantastico, dovevi metterti il numero qua in testa. Sì. E nasconderti dietro gli alberi e non farti leggere il numero. E nulla, adesso monto tutto e prendiamo la discesa. Bene ragazzi, occhialini con lente gialla che mi fanno vedere anche dietro i muri. E si può partire per la discesa. Adesso arriva la parte del video che più vi piace, mi sa. Osti, sentite che rumore. Secondo me arrivo giù con la bici disfata. Prima di fare pezzi brutti, fermati. Ma qua non ce n'è brutti. Ah. E siamo giù qua dritti. Lasciamo scorrere. Ah, pensavo più umido.
sentiero che non conosco ovviamente perché in condizioni di pioggia estrema bisogna fare sempre sentieri che non si conoscono, però che bello. Qua ragazzi non lasciamoci le ruote perché sennò bisogna fermarsi a ripararle. Aia. Radice bella bagnata. Se me lo facevi fare un po' di tempo fa ti avrei detto che schifo. Io non riesco a opparla così. E meno male che non è troppo umido i sassi, perché sennò qua saremmo slittati via. È un piacere. Sguardo sempre bello avanti, ricordate. Qua se si cade giù è un bel volo. No, che figata! Ah, sei già arrivato. Ah, ma dura troppo poco però. È sempre così ragazzi, dura fin troppo poco. E poi qua davanti dovrebbe teoricamente esserci cioè questa è la strada che va su al San Marco. Come possiamo vedere, visibilità ridottissima. Comunque ragazzi, occhiali con lente gialla super approvati con queste condizioni, perché come già detto vi illumina il mondo intero. Libero. Via. Bene, adesso posso farvi vedere cosa si sarebbe visto prima quando salivamo. Questo spettacolo, il mare di nebbia giù sotto lì. Adesso qua si è ritornati ad Arzo e si scende giù sotto. Bene, prima del ponte di calcio giù a sinistra. Abbassiamo la sella, sgommatina, perché se non si sgomma non si è nessuno, e poi subito a sinistra. Sull'umido. Libero. Qualche gradino un po'. E qua da dove si scende? Ed eccoci sul sentiero del Trofeo Vanoni. Qua potrebbe essere un pochino più umido. Ma si scivola! Porco can, se si scivola! No! Se mi fa paura. Da lì sentivo proprio la gomma che faceva ti. Così, maron. Com'è che si fa ad andare sull'umido, scusami? Forse le condizioni peggiori che si potessero trovare. No ragazzi, non mi sento a mio agio sul bagnato. A disagio sul bagnato. Che poi il sentiero sarebbe anche figo, eh. Recap di questo video, no, mi parte.
No, peggio. Mamma mia, sei solo codardo. Cioè, questo sarebbe fighissimo da fare se non fosse che su ste roccette si slitta, che è un piacere. Mi metterò soltanto le parti dove non ho camminato, quindi il video verrà di 30 secondi, non arriverò mai in fondo. No ragazzi, prima volta sul bagnato, bisogna anche capire come andare, e in pratica io non sono andato, perché alla fine era un continuo: scendi dalla bici, spingi perché qua si scivola. Quindi, ricapitolando, il video è andato bella salita, soffertissima perché faceva un caldo boia con la termica, la discesa, il primo pezzo fantastico perché non era per niente bagnato, la seconda parte soffertissima perché era assai bagnata. Qua c'è il salto dei Banoni, giù lì a destra. Qua ovviamente non la taglio. Ecco, era su uno di quei cosi che una volta ho bucato. E qua siamo sul sentiero sotto al tempietto da dove siamo sbucati fuori prima. Con un grossista. Ebbene ragazzi, questo era il video di come non andare in bici sul bagnato. Quindi grazie per aver visto il video e nulla, ci vediamo in un prossimo video. Ecco il manual che non riuscivo, questo è un finto manual perché stai pedalando. E guardate il mio, fatto! Occhi ai dossi qua nuovi che sono tremendi. Ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!